Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Disassembly. Oggi andremo a sostituire lo schermo di un Samsung Galaxy A50 avente codice modello SMA505FN. Non so se riuscite a vederlo, ma qui sono presenti delle crepe che si estendono per tutto lo schermo, anche qui, qui. Si è rotto lo schermo che, essendo OLED, quindi non visualizza più niente, vediamo lo schermo nero e niente, andremo ad aprirlo come al solito. È classica apertura, quindi scolleremo il dietro, poi staccheremo i vari flat, eccetera, un po' il solito itinerario. Bene, iniziamo subito. Buona visione.
Bene ragazzi, una volta aver rimesso la back cover, provvediamo ad accendere il telefono e provarlo. Io ovviamente l'ho già fatto prima per risparmiare tempo, e quindi brevemente provate il touchscreen, i vari sensori eccetera. Quindi ragazzi, ecco, vi stavo dicendo che il touchscreen funziona, ve lo faccio giusto vedere per prova del 9, ma l'ho già provato prima e funziona tutto alla perfezione. Ecco qua. Bene ragazzi, quindi una volta aver verificato funzionalmente il touchscreen e che tutto sia a posto, abbiamo completato la nostra sostituzione. E detto questo, io come al solito vi ringrazio per la visualizzazione. Se ci sono domande, dubbi, postate pure tranquillamente qua sotto nel video e io vi risponderò nel più breve tempo possibile. Ricordo ancora che se vi servono dei tool che utilizzo, non so, le pinzette, questi spudger in metallo o cose simili, qualsiasi cosa, trovate tutto in descrizione. Lì ci sono i link Amazon per fare l'acquisto diretto del prodotto. E ci sono anche i link dei ricambi utilizzati, ci sono anche i link della macchina scollavetri, dei saldatori, multimetro, c'è tutto praticamente ragazzi, tutto quello che vedete che viene utilizzato nel video lo trovate sempre in descrizione. Quindi è importante anche leggere le descrizioni dei video, perché contengono a volte queste piccole chicchette che se non le leggete purtroppo le perdete. Detto questo, vi ringrazio ancora per la visione del video. Se ovviamente il contenuto ti è piaciuto, metti pure un bel like, iscriviti al canale, attiva la campanellina per rimanere sempre aggiornato sulle novità che posto di volta in volta, condividi il video, vi saluto e alla prossima, ciao!